Ciao a tutti ragazzi, sono andato a letto alle 3 perché sono rientrato dallo stadium per quell'ora lì e quindi mi sono svegliato tardi questa mattina e non ho ancora avuto modo di mettere avanti le pagelle, quindi datemi il tempo di riguardarmi il secondo tempo di Juventus Malmo per capire anche meglio un po' le valutazioni da dare ai giocatori e nel pomeriggio vi faccio uscire anche le pagelle, quindi oggi le pagelle usciranno un po' più tardi proprio per via del mio rientro da Torino. Non farò l'analisi tattica della partita, perché quella di ieri sera, ragazzi, a tutti gli effetti, è stato un allenamento per la Juventus. Ma prima di tutto un mi piace a questo video di supporto e vi ringrazio perché il video in cui reagisco allo stadio al 3-3 dello Zenit contro il Chelsea è andato benissimo, Quindi grazie, grazie mille, basta, semplicemente grazie perché è andato alla grandissima. E scaricate OneFootball. Il link per scaricare OneFootball è qui sotto in descrizione, anche perché oggi gioca l'Atalanta, quindi si potrà seguire pure l'Atalanta e si potrà seguire la Juventus che sta andando a Venezia per capire un po' se ci saranno tutti, perché anche Dybala ieri sera è uscito perché Allegri ha detto non stava bene, cerchiamo di capire se non stava bene a livello fisico, a livello mentale, se non stava bene perché, che ne so, gli stava venendo il raffreddore o se c'erano dei problemi legati a qualche infortunio. Quindi tutto su OneFootball, gratis, qui sotto in descrizione, anche il calciomercato invernale che sta per iniziare. Dicevo, non ci sarà l'analisi tattica, perché ragazzi, che cosa vogliamo analizzare? Ieri sera è stata una partita in cui Allegri ha schierato le seconde linee. Mi sono voluto riguardare il primo tempo mentre tornavo dallo stadio, mentre ero in pullman, perché io sinceramente dallo stadio non ci ho capito una fava. Io non riesco a capire come siamo messi, perché c'è Rabiot a destra, Bentancur largo a sinistra, Dybala che ogni tanto fa l'esterno qua, Bernardeschi che fa l'attaccante. Oggi veramente Allegri ha deciso di provarle tutte. Come cazzo siamo messi? Perché sembrava un 4-2-3-1 con Bentancur largo a sinistra, Rabiot sul centro-destra e Dybala sulla tre quarti, che ogni tanto si invertiva con Bernardeschi e veniva largo Dybala. Una roba strana, stranissima, e non ho capito perché l'abbiano voluta giocare così. Tra l'altro vi metto qua uno screen di WhoScored per le posizioni medie dei giocatori, dove Bentancur, Rabiot e Arthur praticamente si pestano tutti i piedi tra di loro, Dybala, Bernardeschi e Kane invece sono tutti dall'altra parte. Quindi una disposizione super particolare che non ho veramente capito. Qui si vede benissimo la linea 4, per il resto un po' di confusione. Però è normale che nell'ultima partita del girone di Champions League un allenatore, ascoltatemi, un allenatore debba far giocare anche i giocatori che fino adesso non hanno mai giocato. Addirittura ne abbiamo approfittato per far esordire Conny De Winter, il più giovane in assoluto nella storia della Juventus, a fare l'esordio in Champions League, che hai già vinto, perdono, che nel quale sei già qualificato e nel quale anche se vinci comunque non dipende da te, affrontando una squadra che comunque, l'hai visto anche all'andata, non è al tuo livello neanche per sbaglio. E quindi è giusto che giochino tutti, ragazzi, è giusto che giochino tutti. È inutile che mi venite a dire, ma Mimo, ma anche a me non è piaciuto il modo di giocare della Juventus, come ha giocato la Juventus, a maggior ragione che ero lì e ci siamo mangiati 1000 gol. Certo, non mi è piaciuto, però vado ad analizzare la singola partita. Ascoltate bene questa cosa, analizzo la singola partita e vado a capire i presupposti, vado a capire i contesti. Non era la partita della nostra vita questa, anzi, io l'ho detto più volte, che da qui alla fine di, anzi addirittura esagero, da qui a metà febbraio ero disposto a sacrificare due partite per vincere tutte le altre. Quella di ieri, ed ero allo stadio, e addirittura vi dico la Supercoppa con l'Inter, perché tutte le altre le voglio vincere, perché non puoi più lasciare punti indietro in campionato. Quindi tutto quello che è extra campionato da qui a metà febbraio lo posso anche accettare. Posso anche accettare di non vincere. Per quanto mi dia fastidio una sconfitta eventuale in Supercoppa con l'Inter, per quanto non avrei gradito tornare a casa da Torino con una sconfitta per mano del Malmo, ultimo nel girone, lo avrei accettato. Lo avrei accettato. A patto che poi potessi essere ricompensato in un altro modo con tanti punti nelle altre partite. Perché noi dobbiamo concentrarci su quella roba lì. E Allegri ci sta che faccia degli esperimenti per capire alcuni giocatori dove possono dargli altre cose. È inutile, ragazzi. Cioè, veramente, è la polemica su ogni cosa. Poi qua apro una piccola polemica personale. Questa è personale. Perché nel video di ieri è ovvio che io vada a dire che ha vinto il Chelsea 3-2. Sul tabellone luminoso dello stadium è apparso
come si chiama, della Champions League, l'elenco delle partite della Champions League in cui il Chelsea aveva vinto. Risultati finali: Chelsea-Zenit, Chelsea 2-3, nel tabellone ufficiale della Champions League dello stadio. È ovvio che uno dice che ha vinto il Chelsea, e poi nel momento in cui esulta lo stadium, io pensavo esultassero perché i ragazzi andavano a salutare, ma quando ho visto che Bonucci ha iniziato a esultare, e sono passati qualcosa come 3 secondi, 3 secondi da quando la curva inizia a esultare a quando Bonucci esulta anche lui, e quindi capisco che potrebbe essere successo qualcosa. E il fatto che la curva esulti e che Bonucci esulta non significa matematicamente che abbia pareggiato lo Zenit. Quindi vado a verificare, chiedo ai miei amici di andare a controllare. Quando poi effettivamente vedo il 3-3 dello Zenit, allora esulto. Perché sembrano tutti dei fenomeni. Ragazzi, mi dispiace, ma c'è una parte di tifoseria che sembrano tutti dei fenomeni. Dietro allo schermo sono tutti bravissimi. Tutti bravi. Ah, non avevi capito che aveva segnato il lo Zenit? No. No, perché il tabellone ufficiale dello stadium aveva scritto che aveva vinto il Chelsea. E se esulta la curva, potrebbe benissimo esultare perché si è vinta la partita e perché i ragazzi sono andati a salutarli. E invece no, voi siete più bravi di tutti e quindi dovete dire che sono stupido io perché non ho capito che aveva segnato lo Zenit. Senza avere la televisione davanti, senza avere i risultati davanti. Sono stupido io. Sono stupido io. E un'altra roba, perché guardate, ci sono delle volte che mi fanno veramente incazzare alcune persone, veramente incazzare alcune persone, e dopo ti devi sfogare per forza di cose. Perché ti fate? Perché seguite il calcio? Spiegatemi perché seguite il calcio. Perché ieri sera non è andato bene nemmeno vincere il girone di Champions. Ho letto della gente che mi dice che cosa esulti, che tanto usciamo alla prossima. Madonna di Dio. Madonna di Dio. Vinciamo il girone di Champions, a maggior ragione in un'annata del genere in cui in campionato stiamo facendo una fatica boia, e nonostante, sì, lo ripeto, la partita è stata brutta, la Juventus doveva segnare di più, noi abbiamo giocato male, tutto quello che volete, ma abbiamo vinto il girone di Champions contro il Chelsea, campione d'Europa, nonostante il fatto che ci abbia fatto una goleada. Perché esulti? Perché esulti? Cosa vuol dire perché esulti? Perché cosa vuol dire perché esulti? Se non posso nemmeno esultare se vinciamo il girone di Champions League, per cosa devo esultare? Solo se vinciamo la Champions? Solo se vinciamo il campionato? Solo se vinciamo un trofeo? Per tutto il resto non esultiamo? Per tutto il resto non esultiamo. Quindi, arrivare primi nel girone non va bene. Perché che cosa esulti? Tanto usciamo. Arrivare secondi nel girone non va bene, perché tanto ne peschiamo una forte e quindi usciamo e quindi non devi esultare. Se arriviamo terzi o quarti, siamo scarsi, ve l'avevo detto che eravamo scarsi, e quindi c'ho ragione io. Io veramente non ce la faccio. Io veramente non ce la faccio. Usciremo ai quarti? Probabile. 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 Perché magari prendiamo comunque una squadra forte e usciamo. O comunque magari prendiamo una squadra scarsa e usciamo. Ma fatemi esultare nella serata in cui a Torino, sotto la neve, con un freddo porco, e da tifoso della Juventus vedo comunque la Juve vincere con le riserve, con dei giovani, con dei ragazzi che magari non hanno neanche mai fatto dei minutaggi normali da calciatori, e dove un miracolo sportivo, perché di questo stiamo parlando, di questo stiamo parlando, ci fa passare come primi nel girone. Com'è possibile? Ma davvero, ma perché uno segue il calcio se poi non può esultare quando succede qualcosa di positivo? Spiegatemelo. Spiegatemelo quando bisogna esultare, allora. Perché qui ci sono dei problemi, Perché il tifoso cosa deve fare? Il tifoso deve emozionarsi. Il compito del tifoso è emozionarsi. Essere contento quando la squadra vince, essere triste quando la squadra perde. Perché se il tifoso inizia a essere triste quando la squadra vince, attenzione, che non si è mica tifosi, Se si è tristi quando la squadra vince, non si è tifosi. E ho letto troppi commenti sui miei video, sul mio Instagram, sul mio Twitter, dappertutto, di persone che non sono felici. Perché tanto usciamo, perché tanto cosa esultiamo, perché tanto abbiamo giocato male. No, ragazzi, qua bisogna fare qualcosa, Qua bisogna fare qualcosa, perché non è assolutamente il modo. Mi dispiace, addirittura, guardate, vado oltre il mio modo di pensare, perché io l'ho sempre detto, ognuno può tifare come vuole, non esiste un tifoso migliore dell'altro. Qui invece mi permetto di dirlo,
che un tifoso che non è felice del fatto che la Juventus vinca il girone di Champions League non è un tifoso vero della Juventus. Perché chi se ne frega di quello che avverrà in futuro? Sarà il campo a dircelo. Come dovevamo arrivare secondi nel girone quando abbiamo estratto il Chelsea? E come tuttora penso che sia una follia essere arrivato prima io, soprattutto per come è successo? Il campo poi ha detto un'altra roba. Nonostante i 4 gol che ci hanno dato là, che è stata una vergogna incredibile. E ancora una volta, abituiamoci ad analizzare la partita e poi il contesto, che sono due cose diverse, che una partita non fa un contesto generale. Perché una stagione è composta dalle partite, ed è giusto analizzare partita per partita. Però poi alla fine c'è un'altra roba, che il tifoso deve essere felice quando la Juventus vince. E non triste e incazzato quando la Juventus vince, pensando di prevedere il futuro o credendo sempre di essere meglio degli altri. E scusatemi per questo video un po' così, nelle pagelle sicuramente sarò più calmo, ma se ti svegli incazzato per delle robe del genere non puoi non farle notare, Il 3-3 dello Zenit! Il 3-3 dello Zenit! E i ragazzi che festeggiano e passano per primi!